Tutti, eccoci qui con un nuovo video, oggi in versione casalinga disperata. Scusatemi, non mi sono agghindata per l'evento, ma sono veramente di fretta e ho deciso di farvi questo video lo stesso perché sto per partire. Andrò a fare un weekend a Budapest e tra l'altro nell'arco di poco, nell'arco di 2 o 3 settimane, ne andrò a fare un altro a Londra. E volevo farvi vedere il beauty che mi porto via, il mio beauty da viaggio. Quindi, nonostante le mille cose, perché devo preparare tutte le cose per me, per mia figlia, sistemare la casa, insomma, ho veramente mille cose da fare, ma volevo girare questo video per potervi dare magari qualche indicazione utile se qualcun altro deve magari fare dei viaggi o comunque fare magari dei weekend fuori casa, anche se non all'estero, ma comunque può sempre essere utile. Io sono un'appassionata di viaggi, col mio compagno ne ho sempre fatti tanti, soprattutto va bene ovviamente prima della bimba, questi sono i primi che facciamo post bimba, e è un po' la nostra passione e nel corso degli anni ho imparato ad ottimizzare i tempi, gli spazi e quindi quello che portare via, non solo in valigia, ma soprattutto nel beauty. Ci è capitato più volte di fare viaggi con zaini in spalla, viaggi molto lunghi, quasi di un mese, all'estero sempre, e la prima volta è stata una tragedia. Praticamente avevo una tappa al giorno e ad ogni tappa ero lì che contavo le cose nella mio zaino in spalla e pensavo, ora lascio giù questo, la tappa dopo, ora lascio giù quell'altro. Ero disposta praticamente ad abbandonare i miei vestiti, le mie scarpe, perché non avendo esperienza avevo portato via veramente di tutto e di più e non ce la facevo. Comunque nel corso degli anni le cose sono migliorate e adesso penso di aver raggiunto, diciamo, un po' la formula perfetta e soprattutto di riuscire a portare via veramente ciò che mi serve, senza pesi inutili, cose inutili, anzi c'è anche spazio in valigia, magari per qualche eventuale spesetta fatta fuori. Comunque oggi volevo farvi vedere il video, iniziamo subito e magari vi può essere utile. Allora, questo è il mio beauty. Io questo l'ho preso qualche anno fa in un negozio della mia città, che tra l'altro questo negozio non c'è neanche più, non so dirvi la marca. Comunque mi è piaciuto molto, è simpatico, è carino. Tra l'altro è impermeabile, non so se si vede che è lucido. È impermeabile, quindi anche se si bagna non ci sono problemi ed è impermeabilizzato anche all'interno, quindi è facile da pulire, eccetera, eccetera. È un po' grande, nel senso che per un weekend, come vedete, è un po' grandino, però mi fa comodo perché magari se ad esempio andiamo via un weekend così lo utilizziamo in due, oppure se faccio viaggi più lunghi io riesco a portarmi via anche le maxi taglie o le taglie comunque normali, non da viaggio, e ci sta tutto anche se sto via un mese. Allora, come è diviso? Sono 3 tasche, questa esterna, poi c'è la tascona interna, si apre così. E poi ce n'è un'altra qua. Io tengo in questa con la rete i trucchi, qua le cose corpo e qua le cose viso. Circa è organizzato così. Ora vi faccio vedere. Allora, iniziamo dai trucchi. Allora, come trucchi porto via veramente poco, nel senso che portavo sempre via tanto, alla fine usavo poco o niente, quindi ho imparato a portare via l'essenziale. Anche perché soprattutto quando sono in viaggio ho poco tempo, sono arrivo stanca, la sera mi cambio, faccio una doccia in velocità, mi cambio, non è che sto lì a truccarmi molto e poi riesco. Quindi, allora, per iniziare, prima cosa, i pennelli che ho portato via vi faccio vedere. Sono questi due della Neve Cosmetics, io ho anche il terzo rosa che di solito porto, in questo caso non lo porto perché ultimamente vado meglio ad applicare la BB cream con le mani, è più rapido, quindi non lo porterò. Comunque questo che utilizzo per il blush e questo nel caso in cui avessi necessità per sfumare la matita. Quindi questo. Poi base viso, cosa che per me è fondamentale perché io adoro avere una bella base viso, quindi assolutamente non posso non portarmi via dietro il necessario. BB cream Sobio che applico appunto con le mani. Tra l'altro la farà freddino, quindi questa tenderà ad essere un po' secca, per quello la metterò con le mani, magari in combo con la crema, con una crema idratante. Correttore Sobio che è quello che sto utilizzando ultimamente. Ma non è il top, ve ne parlerò.
E sempre per la... Io non uso cipria perché ho la pelle che si secca tantissimo e la cipria su di me è tremenda. Comunque con la BB Cream vado avanti tutto il giorno senza problemi, mi trovo benissimo. E poi blush e ho deciso di portare via questo che è il mio preferito, questo che è il Sassy Salmon della Benecos. Dura tutto il giorno, mi fa un bel colorito, nonostante io sia chiaretta, mi piace, insomma, è il mio preferito e quindi questo. Poi, altra cosa fondamentale, matita per sopracciglia, sempre questa mia di Benecos, che ormai si sta riducendo, e anche questa, insomma, mi ci trovo benissimo, quindi ok. Poi, porto via, cosa che non so se utilizzerò, ma ho sempre utilizzato comunque in tutti i viaggi, ovviamente, il mascara. In questo giro sono talmente stanca che non voglio fare niente, cioè neanche di mettermi il mascara, sono distrutta. Ho mia figlia che non sta benissimo, ha qualche problema di pancia e sono stanca, quindi non so neanche se lo metterò. Comunque non lo sto mettendo neanche in questi giorni proprio in città, quindi vabbè. Comunque il mascara, porto via questo della Benecos che sto finendo e la matita nera della Benecos da sfumare con il pennello. Questa ve l'ho già detto che non mi piace, però ce l'ho e insomma lo voglio finire. Quindi se voglio di farmi qualcosa di particolare ho la matita, posso fare tipo linea d'eyeliner o sfumarla o fare anche un po' uno smokey sfumato, insomma, essendo molto morbida si presta a varie cose, quindi in caso di necessità questa. E se ho voglia di qualcosa, cosa che sicuramente utilizzerò, ho deciso di portarmi via per le labbra l'Avio matita, il pastello di Neve Cosmetics, e questo è il, non me lo ricordo più come si chiama, Burgundy. Eccolo qui. E porto via solamente questa. Quindi questo è, diciamo, il reparto trucchi. Poi, passando al reparto viso, che cosa porto via io? Calcolate che questo che vedete sarà lo stesso che utilizzerò non solo per questo weekend, ma anche per il futuro a Londra, ed è comunque la solita routine che utilizzo sempre quando vado via 2 o 3 giorni, 4 giorni, quel che è. Queste sono le cose che porto via. Poi per il viso, allora, vabbè, immancabile, pinzetta, e non posso farne a meno, quindi sempre me la porto dietro. Poi immancabile lipstick, in questo caso io porto via il mio Eco Lips Hemp, che è super idratante, mi piace tanto. Quindi porto via questo. Poi porto via questo, che è una cosa che porto sempre in viaggio, che è il mio olio di argan in versione roll-on, che avevo già mostrato probabilmente nel video dei miei oli preferiti. Questo è l'olio di argan in versione roll-on ed è perfetto non solo per il contorno occhi e per idratarlo bene, ma anche se ho necessità da qualsiasi parte del viso o del corpo, questo lo posso passare dappertutto e mi dà quel top di idratazione in più. Quindi è assolutamente irrinunciabile ed è super pratico per le vacanze. Poi porto via per pulirmi il viso mattina e sera la mia Konjac Sponge che ho inserito in questo sacchettino di plastica semplicissimo perché non sapevo come gestirmela perché questa è la prima volta che la porto via. Al posto del detergente viso utilizzo questa. Come vedete è secchissima, durissima, piccolissima, proprio... durissima perché è da parecchio che non la uso perché se qualcuno mi segue su Facebook o su Instagram, insomma chi mi segue sa che ho acquistato il Clarisonic e sto utilizzando quello e, non ve ne voglio parlare ancora, è più di un mese che lo utilizzo assolutamente, però penso che per parlare di un prodotto, per fare un acquisto del genere, insomma, bisogna dare una valutazione di un certo tipo, una valutazione veramente fatta con cognizione di causa, quindi la farò più avanti. Adesso voglio andare avanti a testarlo. Comunque, prima del Clarisonic utilizzavo la Konjac Sponge, mi trovavo benissimo e la tengo, insomma, per tutti i miei viaggi, le mie vacanze, dove non porterò dietro il Clarisonic perché non ne ho voglia. Non perché non si possa, che non mi va, e quindi questa è perfetta. Poi una limetta, questa sempre quella che c'è nel mio beauty, una limetta di cartone, sempre far comodo, non si sa mai, mai usata, ma non si sa mai. Un bastoncino di legno per le cuticole, anche questo. Insomma, sono quelle cose che occupano veramente poco spazio e che possono tornare comode. Un elastico, c'è cioè in questa taschina, e
poi passiamo ai campioncini. Io in vacanza, soprattutto quando faccio questi 2-3 giorni, 4 giorni, via, utilizzo tantissimi campioncini che tengo praticamente quando faccio degli ordini o se compro qualcosa da qualche parte. Ovviamente tengo solo i campioncini di prodotti bio, eco bio con Bonincci, gli altri non li tengo, però questi, insomma, li tengo tutti e li utilizzo proprio in queste occasioni perché li trovo estremamente pratici, occupano poco spazio, non pesano e sono perfetti. Ho recuperato, non mi ricordavo neanche più di avere, il campioncino del Midnight Recovery High di Kiehl's come contorno occhi, che non è certificato, ma ha un ottimo INCI. E tra l'altro dicono che sia anche un prodotto eccezionale, quindi adesso lo sperimenterò. È molto corposo, perfetto visto che a Budapest farà parecchio freddo. E dopodiché ho portato via un pochino di campioncini vari di creme per il viso. Ne ho portati via parecchi, preferisco esagerare. In questo modo qui ho la possibilità non solo di provare appunto campioncini di altre creme che comunque possono essere perfette per la mia pelle, io neanche lo sapevo, ma in più appunto occupo pochissimo spazio e zero peso. E quindi questi assolutamente immancabili. Proprio vi consiglio di tenerli perché in queste occasioni sono veramente veramente comodi. Poi, scusatemi che chiudo, passiamo all'ultima parte che è questa, dove vedete c'è un po' di roba e qui tengo praticamente le cose per il corpo. Vabbè, ho inserito anche questo che è un borsellino di Accessorize che ho preso qualche anno fa, dove ho messo dentro degli orecchini che mi porterò dietro per il cambio, quindi insomma bijou. Poi porto via questi dischetti di cotone che mi sono stati regalati da Sephora per il mio compleanno, quindi questi, che è appunto un pacchetto piccolino, comodo, e questo pacchetto mi andrà benissimo sia per questo viaggio che per il prossimo, che è anche per un altro ancora. Poi la mia amata, il mio amato pettine Tech, io potrei farne a meno. Un rasoio che può sempre tornare utile, uno spazzolino che ho comprato tra l'altro per l'occasione perché ce l'ho elettrico e avevo bisogno di una cosa normale, poi un dentifricio, questo non è eco bio, avrà un pessimo INCI, lo so, sono questi campioncini piccoli, questo mi è stato regalato da un amico farmacista e lo porto via, cioè ce l'ho, non ne vado a comprare un altro, quindi lo porto via e lo utilizzo, non ce n'è tanto perché l'ho già usato per altri viaggi, ma insomma ho intenzione di finirlo. Io sono molto pignola su ciò che metto, quindi controllo assolutamente se il prodotto è certificato, se non è certificato, comunque gli ingredienti per quel che posso, perché non sono bravissima, ma grazie al dizionario cerco di arrangiarmi, però non sono neanche una talebana dell'eco bio, nel senso che se mi viene regalato, mi serve per andare via 2 giorni un campioncino di un dentifricio qualsiasi, non penso che morirò utilizzando 2 giorni questo. Non sono neanche quella che non va dal parrucchiere perché il parrucchiere ti usa gli shampoo siliconici. Sì, magari non mi fa impazzire, ma se ci devo andare ci vado e chi se ne frega, e anzi mi faccio lavare i capelli e mi rilasso anche. Quindi, insomma, secondo me bisogna sempre un po' mediare nelle cose. È giusto. Non lo so, chi sta un po' agli estremi, gli estremisti, secondo me non vanno mai bene in nessun campo e neanche in questo, nel senso che appunto non, se per una volta utilizzo un prodotto che magari non è il top con gli ingredienti, non mi succede niente e non farò io rovinare il mondo, insomma. Bisogna secondo me anche appunto. Detto questo, comunque sono la prima che magari ad esempio non tiene i campioncini che danno in profumeria o quant'altro, perché non mi va, preferisco portarmi via la mia crema, però insomma appunto per cose così non succede niente secondo me. Ecco, piccola parentesi, scusatemi. Poi come deodorante porto via questo che non ho mai provato, è il Roll-On di questa nuova marca che trovo all'Interspar. È certificata EcoCert, ha un ottimo prezzo, questo l'ho pagato scontato 3 euro e boh, 60 forse, comunque costa sui 4,20 euro, è un prezzo pieno mi sembra. Sa da pompelmo, è un deodorante bio, sono 50 ml, perfetto per il bagaglio a mano. Non so se funzionerà, non so la durata, quindi vedremo, però vi farò sapere.
Io comunque me lo terrò in borsetta per ritocchi durante il giorno in caso di necessità. Poi due campioncini di detergente intimo che mi erano stati dati, sempre Como. La mucchina, anche questa, sicuramente non è un prodotto eco bio, però per le mani ce l'avevo, la voglio finire. Sono delle bustine monodose, le voglio finire, quindi la porto via. Pinzetta per i capelli. Poi due campioncini della Fito, la mia Fito 7 che io adoro, anche questa non è eco bio ma inci perfetto, mi piace tanto. E poi abbiamo un paio di shampoo perché sto via 2 notti, quindi più di 2 volte di sicuro i capelli non li lavo, anzi se posso. Neanche due, due, anche due è impossibile, vabbè, però una volta e basta se riesco. E poi del balsamo corpo, e io porto via questo di Sanoflora, che è il mio balsamo corpo preferito, e ne ho portati via 4 per sicurezza, insomma, perché dentro non ce n'è tantissimo. Poi per finire ho acquistato, che sono secondo me eccezionali, questi barattolini all'IKEA, sono delle travel size per appunto i viaggi, sono da 100 ml, quindi giusti per il bagaglio a mano. Il pacchetto, se non ricordo male, è da 4. E io ho messo in uno, ho mischiato tutti i campioncini che avevo di latte detergente di varie marche, ho messo tutto dentro, ne ho aggiunto un po' del mio per riempire la bottiglietta perché non arrivavo, e che non è neanche piena, tra l'altro è a metà, vedo. Profumo è buono, e ci ho messo anche un pochino di olio di jojoba per facilitare lo strucco. Quindi questo come struccante, e in questo invece ci ho messo il bagnoschiuma. Questo al miele, buonissimo, che è un bagnoschiuma che avevo preso in travel size per quando dovevo andare in ospedale per partorire. Non l'avevo utilizzato tutto e lo finirò in questa vacanza, insomma, e l'ho messo qua dentro. Ho altri due barattolini di questi che comunque ho trovato un po' ovunque. Io questi li ho presi all'IKEA per 4 per 3 euro, quindi veramente un'ottima cifra. E sono comodissimi, nel senso che adesso io ho questa divisione, ma per il futuro sicuramente riempirò il terzo con la crema corpo e il quarto con qualcos'altro, nel senso che devo vedere un attimo ciò di cui ho bisogno. Lo shampoo no, non ne vale la pena perché non è che utilizzerei così tanto shampoo, comunque vedrò. Ma al posto dei campioncini trovo estremamente pratico utilizzare tutti i campioncini e metterli qua dentro. Ovvio che in questo modo voi non potete rendervi conto se il campioncino, cioè, qual è il campioncino che fa per voi, il prodotto che fa per voi. Però per quanto riguarda il latte detergente, che ad esempio ne ho messi veramente vari, quelli che ho messo sarebbero comunque stati latte detergenti che non avrei mai acquistato, e quindi per questo motivo, perché costano troppo, tutti i campioncini che avevano erano di latte abbastanza costosi, quindi comunque non mi interessava, diciamo, vedere nello specifico, e quindi li ho messi tutti qua. Mentre per quanto riguarda appunto lo shampoo, preferisco vedere un attimo qual è che mi va meglio e qual è che mi va peggio, in modo tale da sapermi regolare anche per eventuali acquisti. E comunque lo stesso mi vale un po' per tutti i campioncini che ho di bagnoschiuma, che ne ho diversi, e preferisco utilizzarli separatamente proprio perché hanno varie profumazioni, così mi piace un attimo capire cosa mi piace di più. In questo caso, essendo un unico prodotto, ho potuto metterlo direttamente qua e lo farò se avrò altri prodotti singoli. Ecco qua, ragazzi, questo era il mio beauty per i viaggi, e come vedete c'è proprio l'essenziale, e secondo me è fondamentale portarsi via solo ciò che serve, perché non ha senso riempirsi di cose inutili. Magari se qualcuno si trucca può portarsi via dei trucchi in più, ma insomma anche lì io consiglio sempre di prestare attenzione. E per oggi è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!